Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale. Io sono Marco del canale del Comics Art & Logic. Oggi andiamo a vedere l'anteprima dell'Acti 2. Non è il Samsung Acti 2, ma uno smartwatch che ne vuole emulare le linee. Si chiama Acti 2, ma lo troverete con il nome di MC66 e venitelo a vedere insieme a me dopo la sigla e guardate anche bene l'app, perché alcune funzioni sono solo nell'app. Andiamo insieme. Bene, eccoci qua. Questo è lo smartwatch, lo mettiamo un attimo da parte. Mettiamo da parte anche la ricarica. Andiamo a vedere il manuale delle istruzioni, che come al solito è in cinese e in inglese. Qua abbiamo il QR code per l'app, molte scritte, poche figure. Lo leviamo. Questa è la scatola. Quando l'aprite, come vedete, ci sono varie colorazioni. Vi fa vedere, non tutte queste watch face che voi vedete sono nello smartwatch. Adesso io la richiudo, faccio l'operazione al contrario. Qui vedete la figura, qua il brand da cui l'ho comprato, brand 696. Qua alcune caratteristiche, calorie, corsa, telefono e rilevazione dei battiti cardiaci. Qua nulla, qui sempre uguale, e qua dietro alcune caratteristiche che adesso vi andrò a dire. Qui abbiamo lo smartwatch, qui abbiamo la sua basetta di ricarica, è magnetica e a incastro, come vedete magnetica. Guardate come sta bene. Io adoro questi tipi di ricarica perché si appoggia e non ci sono assolutamente nessun problema che si possa staccare. Ok, allora lo smartwatch, eccolo qua. Già io l'ho attivato e già è collegato con l'app. Ha una CPU HS6620 che già noi conosciamo. Lo schermo un IPS da 1,3 pollici ed è 320x240. Le misure sono 26,8 x 13,4 mm di spessore. Qua dietro abbiamo la ricarica magnetica, i sensori biometrici. Da questo lato abbiamo il pulsante che attiva l'assistente vocale e attiva il menu. Qua abbiamo il microfono, pulsante di accensione e spengimento, ritorno alla home. Da quest'altra parte abbiamo il microfono, cioè scusatemi, lo speaker, e qua mi ripeto il microfono. I cinturini sono da 20 a sgancio classico. Lui ha un Bluetooth 4.2 e 5.0, quindi doppio Bluetooth, e 5.0 per la chiamata e 4.2 per essere collegato all'app. Ed è un IP68. La batteria è da 250 mAh e loro dicono che dura 7-10 giorni, compatibile con Android iOS, ma non ci è dato sapere quali. Io l'ho provato anche con Android 9 e funziona. Adesso andiamo a vedere un attimo l'app. L'app è già una nostra conoscenza, la vediamo, è la Fit Pro, l'abbiamo vista già su altri prodotti molto economici. Questo è un prodotto molto economico, e qua vediamo il nome dello smartwatch, che è l'AT2. Qua abbiamo praticamente l'opzione per l'attivazione al sollevamento del polso, se voi l'attivate. Come vedete, questa cosa a me piace molto, il fatto che potete scegliere l'orario in cui rimane attiva. Dopodiché abbiamo la modalità non disturbare, sempre stesso discorso, si può decidere anche l'orario, le sveglie che si impostano da sempre da qua, e praticamente poi la sedentarietà, la notifica di sedentarietà. Questo è per trovare lo smartwatch e lui vibrerà solo e non squillerà anche se è provvisto di speaker. Questo è lo scatto da remoto. Queste sono praticamente le notifiche che voi potete attivare, non sono molte, poi vedremo nella recensione approfondita come andrà. Qui potete mettere i contatti frequenti, qui potete scegliere le watch face, questa qua è quella che voi avete impostata, invece qua che
che sono tutte queste watch face, che come già ho detto in altri casi cambiano solamente lo sfondo, quindi sono statiche, cambiano lo sfondo e potete impostare il formato dell'orologio o dove viene messo. Qua abbiamo il riposizionamento del dispositivo, qua per dissociare il dispositivo, qua abbiamo le altre funzioni. Adesso vi faccio vedere, qui ce ne sarà solo una, che attiva la vibrazione, aggiornamento OTA e l'impostazione dello sfondo. Questo vi serve a voi per attivare tutti quanti i permessi dell'app, ok? Nella home, che non abbiamo visto prima, abbiamo i passi del giorno, e se noi andiamo dentro lui praticamente ci fa un riepilogo, come vedete, tutti i passi del giorno, della settimana e del mese. Qui abbiamo un discorso di algoritmo che calcola il vostro stato di salute in base a dei parametri che lui rileva. Qui abbiamo praticamente la misurazione dei battiti, la potete avviare anche da qua. Naturalmente quando voi farete questa cosa, lui, come vedete, misurerà battiti, SPO2 e pressione sanguigna, tutto quanto insieme. Qui abbiamo praticamente il rilevamento del sonno, eccolo qua. Naturalmente vi faccio vedere qua solo, riesce a vedere il giorno. E qui abitudini salutari, se voi vi registrate con un account all'app, vi darà alcune indicazioni per mantenervi in salute. Le impostazioni le abbiamo viste, andiamo agli sport, qui abbiamo camminata, corsa e bici. Praticamente questo serve solamente per attivare un'attività da qua. Naturalmente io non ho eseguito l'accesso all'app, adesso lui non me la fa utilizzare. Se andiamo in io, abbiamo le informazioni personali, eccole qua, potete impostare tutto quello che volete. Poi abbiamo praticamente tutto quanto, i passi, quelli che avete fatto e tutto quanto, passi settimanali, quindi vi fa riepilogo della settimana. Qua le informazioni sull'app e qua l'immagine, naturalmente voi dovete accedere. Io adesso non ho fatto accesso, e l'app, come avete visto, è molto molto semplice. Adesso vediamo tutte le impostazioni dello smartwatch. Dall'alto verso il basso abbiamo i messaggi, dal basso verso l'alto abbiamo il menu, dove qui abbiamo la rilevazione dei battiti, ma rileverà anche la pressione sanguigna e l'ossigenazione del sangue. Poi abbiamo il riepilogo della giornata, questo è praticamente un'attività sportiva, jumping. Qui abbiamo la corsa. Naturalmente vi faccio vedere una cosa, lui praticamente non attiva i sensori biometrici o non utilizza i sensori biometrici per questi sport, ok? Poi abbiamo la rubrica telefonica o i preferiti, e qui abbiamo il tastierino per le chiamate. Poi andando avanti abbiamo altri sport, dove abbiamo il basket, poi abbiamo praticamente gli addominali, li chiamano sit-up, abbiamo il badminton, abbiamo anche il tennis e la palla a volo. Dulcis in fundus, c'è anche la bicicletta, però vi ricordo sempre quel discorso che non rileva i battiti. Qui abbiamo la rilevazione, sì, qui abbiamo il controllo musicale, abbiamo la rilevazione del sonno, qui abbiamo il dual mode, ok, per attivare questa funzione qua, che dopo ve la faccio vedere, dell'assistente vocale. Qui abbiamo lo scatto da remoto, il cronometro e la ricerca dello smartphone. Andando ancora avanti abbiamo praticamente il doppio menu, il reset, i messaggi un'altra volta, il QR code per scaricare l'app, e queste abbiamo tutte le informazioni del firmware dello smartwatch. Tornando nella pagina iniziale, questo l'abbiamo già visto, da sinistra verso destra abbiamo i widget, questo serve per scaricare l'app, il QR code, la rilevazione dei battiti e anche dell'ossigenazione del sangue e della pressione sanguigna, e il riepilogo della giornata, dei passi, e poi ritorna all'inizio, fate destra, sinistra, come vi pare. Tenendo premuto cambiamo watch face, questa è la seconda, la terza, la quarta e la quinta, e ritorniamo a quella iniziale, e abbiamo visto tutte quante le funzioni dello smartwatch. Lo smartwatch a livello di costruzione è costruito molto bene, come vedete. A me questo disegno piace molto, forse è un po' scarna l'app, è un po' scarno
anche il firmware che lui ha, però devo dire che lo smartwatch è molto molto bello. Vi faccio vedere anche il discorso qua, tenendo premuto lui attiva l'assistente vocale. Bene, per questa anteprima è tutto, io vi ringrazio, metto qua sotto in descrizione il link dei canali amici malati di smartwatch Revotech e degli affezionatissimi del canale del Commissar Technology. Vi dico di attivare la campanelletta, iscrivervi al canale, mettere un like, così resterete praticamente aggiornati di quando farò la recensione approfondita di questo smartwatch, se la vorrete, quindi chiedetela, e di tutti gli altri prodotti che stanno arrivando. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento della giornata.